In quel tempo, Gesù nel Tempio diceva alla folla nel suo insegnamento: «Guardatevi dagli scribi, che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e pregano a lungo per farsi vedere. Essi riceveranno una condanna più severa». Seduto di fronte al tesoro, osservava come la folla vi gettava monete. Tanti ricchi ne gettavano molte. Ma, venuta una vedova povera, vi gettò due monetine, che fanno un soldo. Allora, chiamati a sé i suoi discepoli, disse loro: «In verità io vi dico, questa vedova, così povera, ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri. Tutti, infatti, hanno gettato parte del loro superfluo. Lei, invece, nella sua miseria, vi ha gettato tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere». Non era facile la vita delle vedove a quei tempi, certamente non l'è mai stata, neppure oggi. Ma ai tempi di Gesù essere vedova significava perdere ogni diritto, non avere più un'appartenenza ufficiale. Significava essere soli non solo sul piano esistenziale, ma anche sociale. Ecco, questa vedova, oltre ad essere completamente sola, è anche povera. Non ha più nessuno da amare e non ha più nulla per sostenersi. Gesù la osserva e da lei impara. In realtà Gesù osserva anche i ricchi che gettavano le loro offerte nelle casse del Tempio, ma di queste non commenta. Della vedova invece non può non tacere, è come toccato in profondità. Direi che per Gesù questa donna è una grande testimonianza di vita e di come ci si consegna la morte. Perché dico questo? Ricordiamoci che siamo negli ultimi capitoli del Vangelo. Gesù prepara la sua dipartita. Come fare? Cosa fare? Non credo gli fosse così tutto chiaro. Come tutti noi, anche lui ha imparato dai segni e dagli incontri di ogni giorno. Gesù, attento scrutatore degli uomini, coglie dall'umanità più vera e più bella gli spunti per la sua missione. Cosa impara da questa donna? Impara a donare tutto. Gesù non farà come i ricchi che donano il loro superfluo, donando qualcosa. No, Gesù farà come la vedova che dona tutto quello che aveva per vivere. Quindi non dona qualcosa, ma dona se stessa. Sì, Gesù farà così, donerà la sua stessa vita.